Attilio Urciuolo, e-commerce e web design. Prosegue con grande successo la 40ª edizione della Fiera Campionaria di Venticano, come abbiamo detto nel giorno dell'inaugurazione, fino al 26 aprile. Non solo tanti espositori da visitare, ma anche incontri, dibattiti, confronto. Stamane proprio qui in fiera c'è stato un convegno promosso dall'Ordine Medici Veterinari, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, all'ASL Avellino, la Proloco di Venticano, sul tema le produzioni agroalimentari irpine e sicurezza alimentare. Andiamo ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato. Una sinergia tra più enti, più persone, più professionisti, proprio per essere sicuri che ciò che arriva sulle nostre tavole faccia bene alla nostra salute. Noi cerchiamo di far capire soprattutto che le produzioni locali hanno un vantaggio rispetto agli altri. Non solo perché li chiamiamo a chilometri zero e quindi sono delle produzioni che si vedono dove vengono prodotte, ma soprattutto perché vengono tutelate da tutti questi professionisti, dalla produzione, dalla terra, fino a quando ci danno la produzione vera e propria. Io ogni anno veramente vengo. Sembra interessante, quest'anno qualcosa di nuovo. Quindi è un appuntamento fisso per lei? Sì, perché a me piacciono molto le piante. Quindi. Di dov'è? Di Avellino. Cercavo delle peonie che non ho trovato da nessuna parte, qui invece le ho trovate. Ed ero venuta anche apposta perché già un altro anno le avevo trovate e quindi ne ho approfittato. Per vedere un po' che cosa ci sta di nuovo, insomma, per questo. Qual è il settore che le piace di più? Quello gastronomico. A lei? La stessa cosa. Dati alla mano vi posso dire che all'interno del quartiere riferistico ci sono 350 espositori provenienti al di fuori della regione Campania. E ieri hanno onorato questa campionaria, il 40 anni, con tantissimi satori. La somma poi la dirò a fine fiera.